Ben ritrovati, come vi dicevo, come anticipavo insomma ieri in trasmissione, il fervido impegno, fervido, sincero, convinto, giusto, sacro impegno antifascista dei nuovi partigiani è durato dal 25 al 26, oggi è il 27 e sui giornali non se ne parla più. Resta in evasa, perché è imbarazzante, la domanda che ho posto ieri in trasmissione, che non è un'assoluta novità per chi mi segue, perché è una curiosità che ho sempre avuto, cioè come fa come convive, insomma, diciamo, chi si richiama giustamente alla mitologia positiva, insomma, della guerra partigiana, della resistenza a un invasore straniero e quindi della volontà di riscattare il fatto che i confini della nazione erano stati violati da un invasore, no? Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, no? Insomma, tutte queste cose. Che sappiamo come fa chi aderisce emotivamente, spiritualmente, intellettualmente, politicamente a questa costruzione ideale, a questa costruzione storica, a convivere col fatto che quello che una volta chiamavamo l'invasore adesso detta le regole di politica economica a casa nostra, cioè sostanzialmente decide come dobbiamo spendere i nostri soldi, che per carità può sembrare una considerazione un po' gretta, ma è una considerazione, diciamo, fondamentale. I parlamenti e quindi, diciamo, le democrazie occidentali nascono perché le persone che vengono, come dire, tassate, i contribuenti, a un certo punto desiderano essere loro a decidere, o almeno a co-decidere, come spendere i loro soldi, insomma. Questo marca il passaggio, diciamo, dal feudalesimo alla situazione attuale, insomma, al neofeudalesimo, diciamo così. Questa domanda resta senza risposta, ma vorrei aggiungere un'altra domanda che è un pochino più sottile. I tempi televisivi non consentivano di esprimerla. Vedete, io sono nato e cresciuto in una famiglia antifascista, con una madre tendenzialmente sinistrorza, sempre dalla parte, diciamo così, di un certo racconto. Io da bravo bambino ho anche aderito a quel racconto, anche perché onestamente, diciamo così, da bambino, se ti dicono che ci sono i buoni e i cattivi, ma che per fortuna tu sei nato dalla parte dei buoni, diciamo che puoi trovare questa narrazione giustamente rassicurante, non c'è che dire, è una narrazione rassicurante. Quindi io, tutto contento di stare dalla parte dei buoni, sapevo che i buoni avevano vinto. Anche se ovviamente fra tremende traversie, con un prezzo di sangue molto elevato e anche con delle lacerazioni nel tessuto sociale e culturale del paese, però insomma avevamo vinto. Vabbè, adesso magari mettiamo che sia così, ma a me sfugge un dettaglio. Però come si fa esattamente a raccontare che è una vittoria il fatto che comandino quelli che abbiamo combattuto? Allora, attenzione, sì,
Io sono d'accordo che non dobbiamo combatterci, innanzitutto. Su questo, naturalmente, sapete già come la penso. È bella, viva la pace universale, viva la mamma, e viva la torta di mele, insomma, va tutto bene, cioè è ovvio, no? Quindi l'ovvio, diciamo, non fra noi ce lo possiamo anche risparmiare, siamo amici e quindi ci risparmiamo questi convenevoli. Ma oggettivamente non è molto resistente la tesi che si sia vinto quando, come dire, si resta perennemente appesi alle decisioni di quelli che in teoria hanno perso, ma in pratica forse no, perché, come dire, quello che si fa o non si fa continuano più o meno a deciderlo loro. Insomma, questa è una mia curiosità intellettuale che vi pongo senza malizia, cioè io veramente senza malizia, sine dolo, quasi in modo genitus infans, vi esterno il mio stupore, divertito, la mia commossa ammirazione per persone che riescono a raccontare a se stessi di aver vinto, quando la realtà è quella che vi sto rappresentando. Magari sono io che vi do una rappresentazione scorretta, artefatta della realtà, magari, come diceva ieri il collega Bonelli, non è così, perché l'Europa è una grande famiglia dove tutti si vogliono bene e le decisioni vengono prese insieme. Anche leggendo i giornali di oggi non sembra che sia esattamente così, quindi, diciamo così, si rievidenzia purtroppissimo questo problema che abbiamo con la visione che, diciamo, che la sinistra ha di se stessa, della storia del paese, del ruolo che il paese dovrebbe avere nella famiglia europea, un ruolo che loro vedono di subalternità, ma che invece forse potrebbe essere di, perché no, maggiore protagonismo, senza volersi esporre alle accuse di orrendo nazionalismo, di sciovinismo. Vabbè, comunque, insomma, questo era quello che ci tenevo a dirvi. Per il resto, questo è il quadro politico calato, insomma, in un percorso storico, che è un percorso comunque doloroso per il nostro paese, ma quello che ci tenevo a dirvi dal punto di vista tecnico, visto che oggi sono uscite le nuove regole, che poi sono le vecchie fondamentalmente, ma su questo già ci eravamo intrattenuti nel blog, oggi, diciamo, oggi ci sono molte scoperte, molte epifanie sui giornali, ma insomma non tutti voi saranno enormemente sorpresi. Il punto è comunque, secondo me, ho un minuto per dirvelo prima di entrare al MEF, è uno e uno solo. Come abbiamo visto nella relazione che ho presentato, diciamo, al convegno di asimmetrie, anche se non abbiamo una sufficiente prospettiva storica per valutare questo dato perché è durato poco, di fatto la risposta ai due shock, quello Lehman e quello pandemico, è stata diversa, nel senso che dopo lo shock Lehman le economie europee, seguendo le regole europee, si sono messe su traiettorie divergenti. Dopo la pandemia le economie europee, grazie alla sospensione, dico io, delle regole europee, facendo un po' quello che desideravano, si sono trovate su traiettorie convergenti. Rimettere quindi delle regole ci rimetterà su traiettorie divergenti, cioè creerà ulteriori tensioni nella costruzione europea. È una buona notizia, è una cattiva notizia, è una congettura che sarà approvata o sarà rigettata dai dati? Beh, tutto questo lo vedremo. Intanto vedremo se i dati avvaloreranno questa tesi e poi capiremo col tempo quale ne sarà il significato politico. Vi lascio con questa riflessione e al prossimo appuntamento.